Buongiorno a tutti, siamo qui ad Amandola per la terza tappa del campionato XTC 2019. Finita questa tappa ci troveremo bene o male alla metà del campionato. Qui a fianco a me c'è Davide del team Herrero 4x4 Racing che partecipano al campionato con ben 3 mezzi e con ottimi risultati. Davide, parlaci un po' del team, parlaci anche ovviamente dei 3 mezzi in gara. Buongiorno a tutti, sì, siamo qua per questa caldissima tappa. Quella scorsa era strabagnata, questa è stracalda, quindi le difficoltà cambiano ma rimangono sempre sostanzialmente. Nel nostro sport è così. Infatti mi immagino oggi i ragazzi, che poveretti, dentro le tute, dentro le macchine, o quelli che dovranno correre fuori, insomma sarà una bella prova sicuramente. Amandola è sempre stata una tappa che mi è sempre piaciuta molto, è molto insidiosa quando c'è bagnato perché è un terreno viscidissimo, però allo stesso tempo anche quando il terreno è asciutto, visto le pendenze che ci sono, c'è Nicola Bianchi che si sbizzarrisce, quindi le difficoltà cambiano e bisogna stare molto molto attenti perché il rischio di capottare è molto molto elevato. Quindi cercherò di tenere un po' calmi gli animi di tutti, perché è sempre la cosa più difficile alla fine, quando uno smette il casco si chiude la vena e poi insomma si pensa poco, e invece quando si fa le gare bisogna pensare parecchio. Però spero che si divertano tutti, e anche chi venisse a vedere, penso che oggi sarà una tappa divertente e niente, quindi ci presentiamo più forti che mai, molto motivati, anche perché siamo primi in campionato con un grosso distacco sul secondo, quindi la nostra macchina, questo qua è il TD5 Diesel GPL, che è stato un po' un esperimento portato avanti quest'anno, ci sta dando enormi soddisfazioni e quindi siamo molto contenti. E oggi volevo anche parlare, continuare un po' nella spiegazione, no? Sì, che stiamo facendo, sì, a tappe, sì, di come abbiamo preparato un Defender, certo. Esatto, perché la difficoltà che si ha partecipando nella categoria che sembra la entry level in realtà è una delle più difficili, perché c'è un regolamento molto stringente, no? Quindi non si può cambiare la natura del veicolo, anzi è un veicolo che in teoria dovrebbe poter andare anche su strada sostanzialmente. Quindi da qui nasce proprio la qualità della preparazione intesa come sviluppo del progetto originale. Rimanendo all'interno di certi paletti. Diciamo, esatto, sì. Quindi si cambia quello che si può cambiare, ma anche quello che viene cambiato viene pensato in un'ottica di uso anche stradale, per cui la cosa simpatica della nostra azienda è che da sempre abbiamo puntato il nostro core business su tutti i prodotti che vengono progettati, sviluppati e testati in gara, quindi l'utente poi che ha un Defender credo che si riconosca un po', no? in un veicolo di questo tipo, e quindi può vedere prima di acquistare, no, come funziona l'oggetto. Uno dei più importanti prodotti che ha sempre contraddistinto la nostra azienda sono gli assetti, così siamo partiti. E abbiamo ben 2 brevetti, uno è il puntone snodato, di cui parleremo fra un attimo, ma quello che proprio ci ha fatto nascere è stato il TPS, il sistema multimolla progressivo posteriore. Questo sistema a me piace tantissimo perché è di una semplicità banale, adesso che c'è, ovviamente, come tutte le cose curve. E permette alla macchina di cambiare la resistenza elastica, cioè la cappa delle molle, automaticamente in funzione di quello che sta facendo la macchina. Mi spiego meglio. Tutti sanno che per preparare un veicolo da fuoristrada ci vuole un assetto morbido che copri bene il terreno, e allo stesso modo però quando si va su strada si vorrebbe un assetto più rigido che tenesse meglio in carreggiata il veicolo, che gestisse meglio i trasferimenti di carico. E questo con una monomolla è praticamente impossibile, se non andando ad agire sulle regolazioni degli ammortizzatori. Bene, noi abbiamo fatto un sistema che da solo si autoregola, perché è un sistema con 3 molle, per cui le molla interna e la molla esterna lavorano in accoppiata quando la macchina va sul veloce, e quindi rende la sospensione più rigida, ma allo stesso tempo non rimane tale quando si va in fuoristrada, sarebbe troppo rigida. C'è la molla superiore che quando inizia a lavorare, 2 molle sovrapposte creano una terza molla che è la media tra le 2, quindi diventa tutto più morbido. Sostanzialmente è una macchina perfetta per la strada e una macchina perfetta per il fuoristrada senza fare nulla. Questo è stato un po' il nostro punta di diamante, diciamo, il prodotto che ha caratterizzato di più la nostra azienda, che ci ha fatto conoscere all'interno del mercato. Esatto, esatto. Quindi questo è stato il primo step. In parte 2 è stato il fatto di cercare di smorzare uno dei effetti negativi che ha il Defender, che è una macchina sì leggera,
però il baricentro abbastanza alto. E il problema è che l'assetto rimane molto vincolato per la ciclistica che ha, cioè per i puntoni e quant'altro. Perché io posso avere l'assetto più alto del mondo, con l'escursione più alta del mondo, ma se la sale non è in grado di avere corsa, quindi avere la possibilità di inclinarsi, rimane solo un prodotto che vale sulla carta, ma non vale in effetti nel bosco, perché se io vado a fare un laterale, per esempio, un conto è che l'asse segue l'inclinazione del terreno ma la cabina rimane ferma, un conto invece è che l'asse segua l'inclinazione del terreno e la cabina segua questa inclinazione, perché la sale non è vincolante, cioè quindi non permette alla sale di muoversi. Allora abbiamo pensato di fare il puntone snodato. Il puntone snodato è un brevetto, è molto semplice adesso che c'è anche questo, è un po' anche copiato, devo dire la verità, però vabbè, questo fa parte di tutti i prodotti che funzionano. È un arco tre cerniere, quindi una struttura isostatica. Per mezzo di una bielletta che gestisce altri silent block ha uno svincolo quando ricevi carichi verticali maggiore, quindi sostanzialmente quando vai su strada, siccome un arco tre cerniere funziona come un puntone tradizionale, con in più un leggero effetto anti-shimming, perché la bielletta a monte e a valle dei silent block che smorzano un po' le vibrazioni, e invece quando vai in fuoristrada permette di inclinare maggiormente la sale. Quindi già solo montando su un qualunque assetto il puntone snodato stravolgo completamente il veicolo, dandogli molta più sicurezza stradale, dandogli molta più sicurezza fuoristradistica. Ecco, questo è un po' l'asset delle nostre macchine. E noi abbiamo, questa è la struttura portante, diciamo così, cioè l'asset è tutto, cioè l'asset è quello che ti dà come guidare la macchina, te la devi sentire in mano e tutto quanto. Spesso viene sottovalutato l'assetto perché si pensa che insomma basta alzare più 5 più 7 la macchina e vado bene. No, in realtà no, cioè è una ricetta molto più complessa e tutto deve funzionare perfettamente. Infatti il fai da te oggi ci capita in officina di vedere di quelle cose che sono molto imbarazzanti, diciamo così. Immagino. Quello che consiglio io comunque in tema di assetti è sempre di affidarsi a chi ha una visione globale del veicolo, non del singolo prodotto, perché così si fanno le scelte sui veicoli. Ecco, questo è un po'. Sì, non va bene andare a toccare un aspetto senza però poi calcolare le ripercussioni a monte, a valle, su altre parti, certo, esatto, del mezzo. Esatto. Ringraziamo Davide per queste informazioni molto molto interessanti, di essere entrato così nel particolare in aspetti veramente tecnici. Che facciamo? Ci risentiamo a fine tappa? Vediamo un po' come così andrà. Vediamo come sì, va, vediamo. Questo weekend caldo. Ti aspetto tutti, caldo. Mi raccomando. Venite a trovarci, che oggi è una bella giornata, non si sta neanche... fa caldo, ma insomma dai. Si sta per ora si resiste. Sì. Dai, grazie, okay, Davide, grazie alla disponibilità. Con i fratelli Borsi, portacolori quest'anno del team Herero, nonché pluricampioni dell'Isticina categoria gialli negli ultimi 3 anni. Dura, mi sembra molto molto dura, al massimo è molto provato, anche un navigatore nonché fratello, anzi un po' bacchiato in realtà. Spiegateci un po' cosa è successo in questi 2 giorni. In questi 2 giorni, a parte il caldo che ci ha abbattuto parecchio, specialmente il navigatore, e abbiamo avuto alcune difficoltà in alcuni passaggi, ma insomma con alcune sfortune, diciamo, anche però ci siamo saputi difendere, diciamo così. Abbiamo tirato fuori l'artiglio e ieri abbiamo
fatto molto bene tutto, siamo stati sempre primi e non abbiamo avuto problemi ieri, solo nella prima prova all'inizio che ci andava in protezione la centralina, ma abbiamo risolto subito e abbiamo recuperato il tempo perduto e abbiamo comunque ottenuto miglior tempi. Oggi invece, tra un po' la sfortuna e qualche distrazione, siamo stati penalizzati in due prove specialmente, ma abbiamo cercato di recuperare, ma insomma ecco, la giornata mi sembra ottima, direi. Non abbiamo rotto niente, non abbiamo avuto rotture, macchina affidabilissima e abbiamo migliorato l'assetto, che avevamo alcune lacune dalla gara precedente e l'abbiamo perfezionato. Quindi stai facendo un progetto di sviluppo? Si sta sviluppando molto. Della macchina in funzione del tuo stile di guida, in funzione del percorso che fai? Sì. Dalla prima gara oggi abbiamo sviluppato tantissimo, a livello di sospensioni, a livello di sterzata, a livello di affidabilità, tanto. Infatti quello che colpisce è veramente l'affidabilità del tuo Defender, perché sfattiamo il mito che Defender sono tutti rotti, che tanto che li chiamano Land Rover, in effetti il tuo è veramente, veramente affidabile. Guidato con cervello attaccato riesce a fare il risultato e porta a casa la vittoria.